Allora, la prima cosa la vorrei dire io, se non ti dispiace. Grazie innanzitutto, questa cittadina è bellissima. Io ieri sono rimasta folgorata quando giravo per le strade e quindi è proprio un piacere essere qui. Però la prima cosa che volevo dirvi è che se vi vengono in mente delle domande mi fa molto piacere provare a rispondere. E i temi dell'alimentazione sono, insomma, spesso inducono anche curiosità e quindi pensate a questo. Allora, buongiorno a tutti, grazie all'organizzazione di Lector in Fabula che ha ospitato questa scrittrice e soprattutto scienziata, nel senso che Elisabetta Bernardi è una biologa specializzata in scienze dell'alimentazione che ha avuto l'onore di lavorare anche collaborare con Piero Angela, che sappiamo essere stato uno dei pilastri di una TV di qualità che purtroppo va scomparendo. Ha scritto un bel libro sull'alimentazione e un libro a mio parere utile, perché in maniera esaustiva prende tutti gli aspetti dell'alimentazione, delle diete, in maniera scientifica e quando purtroppo ora sui social girano consigli io li chiamo le Vanna Marchi dei giorni nostri, di gente che non ha nessuna competenza e consigliano integratori per dimagrire, cioè pensate alla contraddizione, dimagrire aggiungendo qualcosa, integrando, solo per far spendere soldi alla gente, magari ottenendo pure dei risultati, ma chissà cosa combinando sul proprio organismo. Ebbene, lei invece ha trattato nei vari capitoli i vari aspetti delle diete, dell'alimentazione, per cui ognuno, se ha delle curiosità, troverà una risposta. E io voglio chiedere esattamente cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Ecco, diciamo che l'esperienza con Piero Angela è stata determinante, nel senso che io ho lavorato fin dalla prima edizione di Super Quark, quindi circa 30 anni fa, ho iniziato a lavorare con lui e quello che abbiamo sempre fatto nella Scienza in Cucina, che era la rubrica di cui io mi occupavo, è cercare di sfatare i miti legati all'alimentazione, quindi le false credenze oppure appunto le diete tra virgolette miracolose che giravano, a cercare di trovare una spiegazione. E quello che ho fatto nel libro, cioè vi ho tolto un lavoro, nel senso ho cercato nella bibliografia scientifica, negli studi più importanti, le risposte alle domande più frequenti, le ho suddivise per condizioni, patologie, quindi c'è un capitolo sulle patologie cardiovascolari, qual è il tipo di alimentazione per cercare di prevenirla, sulla salute ossea, sulla salute della pelle, poi ne parleremo in particolare sulla salute della pelle, oppure quali altri capitoli, il diabete e via dicendo. La cosa importante che esce fuori da questo libro è che uno stile alimentare, un modello alimentare di stile mediterraneo è quello che poi nella letteratura scientifica si trova più spesso. E questo è ricorrente, purtroppo io mi ripeto nei vari capitoli, perché comunque esce fuori che la nostra cara, amata dieta mediterranea è molto potente nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Sicuramente poi ne parleremo più in dettaglio. Noi abbiamo la fortuna di essere nati nei luoghi di questa dieta e se riuscissimo a recuperare in maniera concreta non avremmo bisogno purtroppo di far lavorare i nutrizionisti, mi dispiace per loro, però quello che ho apprezzato molto
nel suo testo, è una frase nella quale dice: quando mi trovo davanti a una persona che deve perdere peso, studio le sue abitudini alimentari e cerco di modificarle il meno possibile. Questo mi ha colpito perché le diete severe sono fatte per essere abbandonate. Uno le fa per un breve periodo, dopo non riesce a stare dietro. In effetti, adeguare, contrattare in un certo senso, io da medico a volte contratto la ricetta con i miei pazienti, perché non ha senso che io scriva una ricetta perfetta che non verrà seguita. Allora vedo le esigenze del paziente, il tempo che può dedicare, e la modifico per adeguarla. E questo è il suo approccio. E vorrei che spiegassi un po' meglio questo tipo. Sì, questo è proprio il mio approccio, nel senso che l'obiettivo, quando io mi trovo una persona davanti, a prescindere se voglia dimagrire o ci siano altri problemi, è quello di cercare di portare salute e non appunto soltanto per esempio dimagrimento. E però di cercare di venire incontro. Non so, adesso per esempio lunedì scorso in studio è venuta una persona che dice: io a pranzo mangio panini, non posso fare altrimenti. Faccio: bene, facciamo la dieta con i panini, non fa niente. Ho detto: però cerchiamo, io cerco di vedere chiaramente se ci sono delle carenze nutrizionali, per esempio se alcune persone evitano completamente dei gruppi alimentari, allora in quel caso se si evitano dei gruppi alimentari è possibilissimo che ci siano delle carenze nutrizionali. Il nostro lavoro di nutrizionisti è reso abbastanza facile dalla suddivisione degli alimenti in gruppi, e ogni gruppo ci deve essere perché fornisce dei nutrienti specifici. Allora io cerco di inserire quindi i gruppi mancanti, cerco di far quadrare l'apporto calorico, ma non è quello il mio primo obiettivo. E il mio primo obiettivo è cercare di arrivare a uno stato di salute. E quindi colesterolo alto, trigliceridi alti, oppure carenze di anemie. Ecco, io cerco di lavorare anche su quelle. Cercando di fare dei piccoli cambiamenti, perché altrimenti le diete si abbandonano. Cioè, magari ecco, primi 15 giorni vedono i risultati, già un chilo perso, dice vai. E invece no, poi quello che succede, io lo so ormai per esperienza, è che poi al primo mese, al secondo mese si abbandona e si riprende tutto. Per esempio c'è uno studio dell'Università di Parma in cui hanno visto che seguendo una dieta di tipo mediterraneo, con una frequenza elevata di consumo di pasta, quindi 4-5 volte alla settimana c'è il consumo di pasta, le persone dimagrivano, perché comunque dimagrivano, ma riuscivano a portare avanti questa dieta più a lungo, perché comunque la pasta faceva parte delle loro abitudini alimentari, e quindi toglierla, oppure dice, come spesso quello che si fa, appunto togli pane e pasta e così dimagrisci. Sì, però poi quanto dura? Visto che hai nuovamente parlato di dieta mediterranea, io direi di affrontare l'argomento. Io in genere chiaramente delego al nutrizionista la dieta. Quando però devo consigliare a qualcuno come approcciarsi, io dico: guarda, magari mangia crudité fuori pasto se puoi. Prima di pranzo e prima di cena mangia dell'insalata o della verdura, dopodiché mangia tutto il resto a porzioni dimezzate. Perché almeno quello che io consiglio, finché non vanno poi dal nutrizionista che gli darà una dieta adeguata, rinunciare alle cose è un sacrificio che non paga. Quindi tu dici: vuoi un po' di pasta? Anziché 120 grammi di pasta ne mangiare 70, il secondo, anziché la bistecca grossa ne mangiare la metà. E in questo modo, è per dire, come dessert lo faccio io, il quadratino di cioccolato fondente e ci sta per accontentare. Allora, la dieta mediterranea, chiaramente noi siamo, è vero, nella culla
della cucina mediterranea, però forse ci siamo un po' imborghesiti. Dovremmo pensare più a una dieta come quella dei nostri nonni, un po' più povera. Vuoi spiegare meglio a questa platea costituita prevalentemente da giovani cos'è la dieta mediterranea? Ci siamo allontanati e ci stiamo allontanando sempre di più dalla dieta mediterranea. Che cosa significa mangiare secondo il modello mediterraneo? Significa che è una dieta, come adesso vengono definiti, plant-based, cioè più che altro dove sono presenti in maniera elevata gli alimenti di origine vegetale, quindi cereali, che quindi significa pane, pasta, oltre ai cereali per esempio per la prima colazione, e frutta e ortaggi che devono essere presenti in ogni pasto, tipo pranzo e cena, e poi latte e derivati, anche quelli presenti quotidianamente, e carne, pesce, uova, formaggi. In pratica, nel modello alimentare mediterraneo non si esclude alcun alimento, però noi dovremmo comunque privilegiare gli alimenti di origine vegetale. Quindi la carne, anche la carne rossa, c'è nella dieta mediterranea, però il consumo dovrebbe essere settimanale, quindi una, due volte alla settimana. Il pesce ci dovrebbe essere più spesso, perché invece ne consumiamo poco, e invece apporta dei nutrienti unici che troviamo soltanto in quell'alimento, come gli omega 3 a catena lunga, che sono gli unici grassi attivi nel nostro organismo, che hanno oltre a una funzione strutturale, perché intervengono proprio nella struttura delle cellule dell'organismo, nelle membrane cellulari, ma hanno anche un'azione importante per ridurre l'infiammazione, e l'infiammazione ormai sembra che sia all'origine di quasi tutte le patologie. Che significa mangiare mediterraneo? Non significa soltanto appunto privilegiare questi alimenti, ma significa anche convivialità, significa mangiare insieme, perché si è visto per esempio che i ragazzi, i bambini che mangiano in famiglia hanno comunque delle abitudini alimentari migliori, e adesso grazie anche ai programmi scolastici in cui si studia la scienza dell'alimentazione riescono loro spesso a portare in casa le notizie riguardanti alla sana alimentazione. E poi la tavola conviviale è una tavola felice, dove appunto lo stress, i problemi vengono in qualche modo affrontati, e questo è un altro aspetto. L'altro aspetto fondamentale è il movimento. Il movimento. Ah sì, era la prossima domanda. Allora a questo punto me la bruci, te l'anticipo. Quanto è importante l'esercizio fisico, aerobico? Sì, quando si dice l'alimentazione dei nostri nonni, i nostri nonni si muovevano, macinavano chilometri, macinavano fatica, e quindi questo è importante perché il nostro fisico è lo stesso identico di quello dei nostri antenati, cioè i nostri sistemi biologici si sono tarati su un livello di attività fisica che era un livello elevato, perché comunque si andava a caccia, comunque si coltivava la terra, e adesso stare continuamente seduti su una sedia davanti a un computer o davanti alla televisione scombussola tutto. Quindi molte delle patologie che sono particolarmente incidenti in questo periodo, come le cardiovascolari o il diabete, derivano anche dalla poca attività fisica. E quando si parla di attività fisica ci vuole tutto, ci vuole l'attività aerobica, e quindi la camminata a passo svelto può essere fatta, o il ballo, che è una bellissima attività che bisognerebbe fare a tutte le età, ma anche gli esercizi, quelli in cui si oppone una resistenza, quindi non so, gli squat, oppure
il plank, oppure il sollevamento pesi, quindi ecco la resistenza dovuta al peso. Ecco, anche quello è particolarmente utile perché lì aumenta la massa muscolare, e massa muscolare significa un metabolismo più veloce, ma significa anche una maggiore riserva di nutrienti utili, perché noi non abbiamo riserve di, per esempio, proteine, ce l'abbiamo soltanto nei muscoli. E non abbiamo poche riserve di carboidrati, cioè abbiamo il glicogeno muscolare, quindi avere più muscoli significa avere anche più forza, più energia. Io, per esempio, che sono un po' pigro, non vado più in palestra, non mi alzo al mattino a correre, ho smesso di prendere la macchina quando posso, non prendo l'ascensore, e quando dimentico qualcosa a casa, terzo piano senza ascensore, prima mi dannavo, dicevo mannaggia a me che ho dimenticato, invece ora dico che bella opportunità, posso fare di nuovo le scale, esatto. Cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. No, ma esatto, è proprio quello, è inserire nella quotidianità delle azioni che uno farebbe magari volentieri in macchina, oppure invece appunto far lavorare i nostri muscoli. E questo è fondamentale. E un'altra osservazione volevo fare sulla convivialità. Convivialità non significa stare tutti insieme allo stesso tavolo per ognuno a guardare il cellulare per i fatti propri. Convivialità significa parlare con le persone che abbiamo a fianco, perché a volte la tecnologia, il cellulare, avvicina le persone distanti. Ora magari molti di voi stanno chattando con il vicino di casa. E poi quando vanno a casa, anziché parlare col vicino di casa, si mettono a chattare col compagno di scuola. E allora è inutile che fate queste cose. Voi parlate con il vicino di casa quando lo incontrate e parlate con il compagno di scuola quando ci state vicino. Ora avete l'opportunità di sentire delle parole preziose. E il cellulare lo guarderete quando sarete al bagno, che siete da sole, lì non sapete che fare, e vi far passare il tempo, quando vi trovate in una sala d'attesa, quando avrete i tempi morti. La convivialità è il dialogo, e così si mangia anche meglio. Non c'è nessuno col telefono? No, nessuno, assolutamente. Io non ho detto così, tanto per... Caspita. Allora, purtroppo le diete con i social sono anche mode. E circolano tante di quelle cose. A volte le mode sono anche il frutto di articoli scientifici che prendono un dato, lo elaborano e poi dura per molto tempo. Poi magari ne parleremo un po' meglio. Poi con le meta-analisi si vede che forse quella deduzione non era poi così. Per esempio aceto, acqua calda, pompelmo, ananas... Queste bevande spacciate per bruciagrassi, è vero che l'ananas contiene bromellina, che è un antinfiammatorio, un antiedemico, è vero che gli alimenti contengono delle sostanze, o anche la farmacopea poi attinge alle piante agli alimenti, però quanto in realtà c'è di mitologico in queste... Allora, diciamo che trovare le scorciatoie è sempre un obiettivo che abbiamo un po' tutti, però purtroppo nella dieta le scorciatoie non esistono. Se si vuole perdere peso bisogna sacrificarsi e limitare un po' il nostro apporto calorico, altrimenti non ci si fa. Però, per esempio, io uno dei consigli che do alle persone che vogliono perdere peso è quello di, ogni volta che si siedono a tavola, prima cosa bere 2 bicchieri d'acqua. Questo perché? Perché comunque facilita un po' il senso di sazietà. Uno dei meccanismi della sazietà è legato anche alla distensione delle pareti dello stomaco. Quindi se noi riempiamo lo stomaco di acqua, le pareti si distendono, lo stomaco parla con il cervello e gli dice oh, guarda, già abbiamo cominciato a mangiare, quindi adesso possiamo comunque limitare la quantità di cibo che ci serve. Ecco, questo, quindi l'acqua in questo senso va bene. Dicevo anche la verdura prima.
sì, era, aveva verdura, quello scopo. È lo stesso effetto. Meccanismo. L'acqua calda, acqua fredda, ma insomma, non ci sono proprio evidenze. Ananas, ma neanche, sì, la bromelina, però insomma nel caso agirebbe sulle proteine, non certo sui grassi. Quindi diciamo che la scorciatoia sta nel fatto di cercare di aumentare il senso di sazietà e quindi poi alla fine ridurre l'apporto calorico. Quella è l'unica scorciatoia che abbiamo a disposizione. Un'altra cosa, ci sono dei cibi come le uova che per decenni sono stati incriminati. Ora c'è una sorta di riabilitazione. Si consiglia nelle diete di mangiare le uova. A tal proposito, per esempio, anche prendendo altri esempi, che cosa puoi dire? Per esempio, c'è nel capitolo sulla prevenzione e sul trattamento delle patologie cardiovascolari, che ricordo essere, è brutta notizia, ma è comunque la principale causa di morte, anche in Italia. E le uova vengono riabilitate. C'è uno studio molto interessante che appunto cito nel libro, in cui selezionano quali sono gli alimenti che in qualche modo possono abbassare il colesterolo HDL, che è il colesterolo anche comunque se alto, colesterolo LDL, scusate, quindi quello cattivo, che se alto appunto può in qualche modo essere diciamo causa dell'aumento delle patologie cardiovascolari. Perché? Cominciamo dall'inizio. Allora, il colesterolo è un grasso. I grassi non possono circolare nell'organismo da soli perché comunque acqua, sangue e olio non si mischiano. Allora hanno bisogno di un sistema di trasporto. Il sistema di trasporto del colesterolo sono delle lipoproteine che inglobano il colesterolo. Quindi ci sono queste proteine ad alta densità, che sono delle proteine che prendono il colesterolo dai tessuti e lo portano al fegato. Quelle a bassa densità, L, low density, che lo prendono dal fegato e lo distribuiscono a vari tessuti. Che succede? Quando c'è un'infiammazione, quando c'è una piccola ferita, quando c'è un disturbo nel tratto circolatorio, si depositano sulle pareti e formano quella che viene chiamata la placca aterosclerotica, che restringe i vasi, quindi non facilita certo la circolazione, e che se si staccano delle piccole placche possono dare avvio ai trombi. Vabbè. Quindi questo per dire che insomma il colesterolo bisogna tenerlo sotto controllo, anche in parte con l'alimentazione, anche se la maggior parte del colesterolo circolante viene prodotto dal fegato. Allora, quali sono gli alimenti che in qualche modo riducono il colesterolo cattivo? Troviamo i grassi tipici della dieta mediterranea, quindi olio d'oliva extravergine, esatto. Troviamo la fibra, quindi tutti gli alimenti integrali, ma la fibra è contenuta anche nella frutta, negli ortaggi. Tra i vari frutti troviamo la frutta anguscio, quindi noci, mandorle e via dicendo. L'avocado, che pur essendo grasso, però poi alla fine si è visto che limita questa concentrazione. Ma invece che troviamo tra quelli che le stimolano? Non troviamo le uova, non troviamo la carne. Cioè questi due alimenti che sono stati spesso appunto considerati incriminati hanno un effetto neutro e invece magari c'è un effetto un po' più elevato dei grassi solidi, i grassi saturi che troviamo nella carne grassa, quindi cioè la carne solo se magra non ha effetto, nella carne grassa, o li troviamo anche un po' nel burro o nell'olio di cocco,
che è un altro grasso che ormai viene utilizzato molto negli alimenti diciamo industriali. Poi troviamo il caffè. Questa a me mi ha mandato ai nervi questa cosa del caffè, perché io sono un amante del caffè, ne bevo una quantità spropositata, e quindi è sempre stato collegato a una minore incidenza di patologie cardiovascolari, quindi sono sempre stata contenta. E invece se uno eccede, quindi se va oltre i 4, che ormai è un posto come limite, se va oltre i 4 e il caffè però soltanto, vabbè non fa niente, grazie, molto gentile. Se vai oltre 4, ci sono due sostanze all'interno del caffè non filtrato, quindi il caffè espresso, quello che mangiamo noi, che in qualche modo aumentano il cafestolo, come si chiama, che in qualche modo aumentano i livelli di colesterolo cattivo. Però nel caffè decaffeinato, con le nuove tecniche, perché prima veniva fatto i vapori di acido solforico, quindi era... oltre che essere schifoso era anche magari tossico, ora che dovrebbe essere fatto con vapor acqueo o anidride carbonica, in uno servizio che vidi anche, non solo toglie la caffeina che è nella parete esterna del chicco, ma anche tutti gli anticritogamici, i pesticidi che vengono utilizzati, per cui teoricamente abbinare qualche caffè normale a qualche decaffeinato ci potrebbe... Sì, lì è proprio un fattore legato alla filtrazione, quindi, quindi se il caffè è quello tipo americano, che c'è il filtrino di carta, quello trattiene anche queste sostanze, che però poi magari sono utili per altre cose. Benissimo. E a proposito di mode di integrazione, ecco lì c'è la moda dell'integrazione. Io da medico dico dobbiamo integrare quello che manca o quello che serve. È chiaro che se uno ha un deficit di ferro dobbiamo integrarlo, se ha un deficit di qualche altro oligoelemento dobbiamo integrare. Però oppure anche uno può non averlo, ma se uno ha un telogen effluvio, cioè una caduta di capelli, e io stimolo il bulbo pilifero a lavorare di più, è chiaro che agli operai del bulbo devo fornire i mattoni, quindi andrò a fornire amminoacidi solforati, o rame, zinco, per poter lavorare di più in quel momento. Però la moda dell'integrazione a volte siamo stati anche noi medici vittima. Per esempio non ci rendiamo conto che per esempio la vitamina A, l'isotretinoina che noi usiamo come farmaco dell'acne, un derivato della vitamina A ad alti dosaggi può portare a malformazioni fetali. Infatti quando noi diamo la terapia dell'acne con isotretinoina nelle donne, alle ragazze, dovremmo abbinare anche una terapia estroprogestinica anticoncezionale con la pillola, cosa che a volte non tutti fanno, per cui questo è importante capire quanto qualcosa, la vitamina è una cosa buona, può dare danni. Lo stesso per esempio è capitato col beta-carotene, anche io ho prescritto in passato beta-carotene in abbondanza per favorire la pigmentazione della pelle e quindi avere una maggiore protezione solare. Però ci sono dei recenti studi scientifici che sconsigliano questo tipo di integrazione col beta-carotene negli adulti fumatori, perché hanno visto che mentre in altri studi si diceva che addirittura proteggesse dal cancro, in questi ultimi studi il beta-carotene nei fumatori favorisce il cancro del polmone, tant'è che dovremmo prescriverlo solo nei bambini o quelli che assolutamente non fumano. A proposito di come cambiano anche nel mondo della scienza da una stagione o da un'epoca all'altra i suggerimenti sull'integrazione, che ci puoi dire? No, più che altro quello che ho visto anche degli studi che ho riportato sul libro è che spesso l'integrazione funziona meno rispetto all'alimento, nella maggior parte delle volte, ma questo è logico se ci pensate, cioè, noi ci siamo evoluti per mangiare cibo, non mangiare nutrienti o micronutrienti o sostanze, e spesso
questi nutrienti, micronutrienti, lavorano in sinergia tra loro, quindi l'uno facilita l'assorbimento dell'altro, l'azione dell'altro, quindi è difficile ricreare in un integratore questa sinergia. Pensate da quanti anni lavorano sui latti artificiali. Ormai è un secolo che lavorano sul latte artificiale, eppure ancora siamo lontanissimi da quanto invece sia il latte materno. Questo è un esempio, però è chiaro che, diciamo, che anch'io, quando mi trovo di fronte a una persona che, per esempio, non mangia pesce, non c'è verso che possa mangiare pesce, allora a quel caso l'integratore glielo do, cioè l'integratore glielo suggerisco, perché comunque, appunto, come dicevo prima, soltanto nel pesce grasso ci sono gli omega 3 a catena lunga, utili sia a livello strutturale come antinfiammatori, anche nella prevenzione dell'acne comunque hanno avuto i loro effetti. E in quel caso è chiaro che bisogna ricorrere all'integrazione. C'è una forte anemia? Sì, mangia carne rossa, certo, però magari un aiutino con ferro altamente assimilabile e acido folico si dà, si consiglia, perché poi io, appunto, non sono medico ma sono una biologa, quindi posso dare dei consigli. E sempre rimanendo nel argomento pelle, c'era uno studio, sempre che ho citato nel capitolo della salute della pelle, pure molto interessante, che hanno fatto un'integrazione quotidiana con concentrato di pomodoro, e paragonato a soltanto concentrato di pomodoro e olio, confrontato con soltanto integrazione di olio, e hanno visto che chi prendeva il concentrato di pomodoro aveva una protezione maggiore rispetto al fotoinvecchiamento e anche una produzione maggiore di collagene. Il collagene ormai sta diventando famosissimo, un altro, appunto, integratore tra collagene e acido ialuronico, adesso ci stanno bombardando. E però, insomma, un brodo di carne un paio di volte alla settimana, anche con le ossa, ecco lì che prendiamo tutto il collagene di cui abbiamo bisogno per mantenere questa pelle in salute e anche evitare la formazione delle rughe e delle linee sottili. Evitare, rallentare. Per rallentare, ricordiamo che l'invecchiamento avviene con due metodiche, con due percorsi. Uno è il chrono-aging, cioè l'invecchiamento legato al tempo per il quale non possiamo fare niente. E l'altro è il photo-aging, cioè l'invecchiamento legato alla cronica esposizione al sole. E per fortuna è passata la moda delle lampade solari, perché la gente prima invecchiava bombardandosi di raggi UV e dopo pretendeva che il dermatologo li facesse ringiovanire. Per capire quanto il sole può determinare l'invecchiamento della pelle, pensate alla nuca dei contadini e dei marinai, con quegli solchi profondissimi, quella si chiama cutis romboidale, ed è dovuta a una diselastosi, cioè un danno permanente delle fibre elastiche che rendono la pelle secca e solcata. Quindi il sole fa bene per la formazione della vitamina D e per prevenire, specie nei bambini, il rachitismo, tant'è che in passato, specie nelle regioni del nord, per supplire si dava l'olio di fegato di merluzzo. Sennò i pantaloncini corti erano comunque un must. E chiaramente il sole, e mi ricordo che io da bambino ho assaggiato l'olio di fegato di merluzzo, che è una cosa abominevole. Poi per fortuna dopo qualche anno uscirono quelle al gusto di arancio e quindi si poteva prendere. Però l'importante è capire che
l'eccessiva abbronzatura. L'abbronzatura ci protegge dai raggi ultravioletti, ma deve essere presa in maniera graduale, senza esagerare. E quindi questa osservazione che hai fatto del rapporto cibo-pelle è importante. Ora vorrei passare a un'altra domanda. E questo vorrei capire quanto in realtà incide nel successo delle diete o meno. E parlo del metabolismo, del fantomatico metabolismo. E qui devo, purtroppo io sono un medico a volte un po' cinico, ma ritengo che far capire al paziente in maniera chiara le cose può essere importante. Allora, molti pazienti che magari io voglio indirizzare al nutrizionista dicono: dottore, è inutile, tanto io non dimagrirò perché ho il metabolismo lento. Allora, se il metabolismo lento, magari perché ci sta, non è che tutti abbiamo lo stesso metabolismo basale, deve essere un motivo per dissuaderci dal fare una dieta, un'alimentazione corretta. Allora io porto questo esempio: scusate, ma voi avete mai visto uscire una persona sovrappeso da un campo di concentramento? Se l'avete visto delle immagini di uno che usciva dal campo di concentramento obeso, allora vuol dire che quello aveva il metabolismo lento. Questa cosa non è accaduta, quindi qualsiasi metabolismo può essere corretto. Che ci dici in proposito? Diciamo che innanzitutto bisogna dire che avere il metabolismo lento è un vantaggio. Sembrerà strano, con ogni angolo, con un bar o con un supermercato, però è un vantaggio, nel senso, in termini di salute è un vantaggio, perché comunque si è visto che chi ha un metabolismo lento ha anche una minore incidenza delle patologie cardiovascolari. Allora, il metabolismo, diciamo, si riesce, in effetti è una parte importante della spesa energetica, perché sta intorno al 70% della spesa energetica, e si rallenta ancora di più con l'età, ma questa è una protezione, perché noi chiaramente quando cresciamo non siamo più in grado di correre dietro una preda o di zappare per 4-5 ore di seguito, e quindi l'organismo si è evoluto per cercare di limitare le nostre esigenze, quindi limitando anche l'apporto energetico per mantenerci in vita, perché il metabolismo significa che sono tutte quelle energie che noi utilizziamo per respirare, per digerire, insomma, per il battito cardiaco, tutte le, diciamo, le funzioni vitali, per mantenere le funzioni vitali. Però, certo, in qualche modo, se io riesco a stimolare un pochino il metabolismo, diciamo, riesco anche a dimagrire, se l'obiettivo è quello, dimagrire un pochino più velocemente. Come si fa? Allora, l'acqua, per esempio. L'acqua, per esempio. Si è visto che bere acqua, oltre a idratare la pelle, perché è inutile che spendiamo centinaia di euro con le creme idratanti se non beviamo acqua a sufficienza. Comunque, l'acqua ha un leggero stimolo del metabolismo, ma quello che stimola di più il metabolismo è la massa muscolare. Cioè, avere quindi una massa muscolare attiva, ben sviluppata, quello riesce ad aumentare il metabolismo anche quando dormiamo. Quindi fare attività fisica e mettere su un po' di massa muscolare significa che poi nella vita di tutti i giorni, anche quando si dorme o si sta seduti, si spendono un pochino più energie. Però ciò non toglie che si riesce a dimagrire anche se si ha un metabolismo lento. Lo stesso esempio appunto di Auschwitz, sì, purtroppo lo faceva anche il mio professore dell'università, il professor Cannella.
è brutale, lo capisco, però così alla fine se uno diminuisce il proprio introito calorico si dimagrisce. Cioè il potere delle diete, qualsiasi siano, non è tanto nel tipo di alimenti, ma il fatto, se l'obiettivo è dimagrire, ma il fatto che comunque si mangia meno. Si assumono meno calorie e allora l'organismo comunque appunto utilizza le energie che ha accumulato nel tempo nel tessuto adiposo. Poi ci sono degli aggiustamenti, perché comunque noi siamo delle macchine perfette, quindi quando cominciamo a dare meno da mangiare al nostro organismo, l'organismo dice, oh, aspetta, adesso rallento ancora un po' più, perché comunque qua, se no, rischio. Cioè, il nostro organismo proprio si è sviluppato per cercare di conservare il più possibile, perché poi c'erano le carestie, c'erano le condizioni atmosferiche che non ti permettevano di coltivare, di cacciare, quindi noi dobbiamo pensare che siamo veramente come erano i nostri antenati e quindi adesso dobbiamo per forza di cose trovare altre soluzioni che sono appunto certo. Cercare di mangiare meno e cercare di muoversi di più. Che poi anche io dico spesso, da un punto di vista neurofisiologico, dobbiamo ricordare che il nostro organismo non lo sa che ci siamo evoluti, siamo arrivati sulla Luna e abbiamo il cellulare. Per lui siamo degli uomini primitivi, quindi questo è da tenere presente, che per lui stiamo nella giungla con anche per esempio, sarebbe una cosa interessante che può... stiamo però facendo un volo pindarico, no, anche perché fuori. Io volevo lasciare un po' di spazio domande. Alle domande. Allora, e faccio solo 10 l'ultima minuti. domanda perché io adesso paragono il vostro lavoro a un qualcosa di molto elevato, nel senso che ora con le mode, le diete, le intolleranze, le allergie, io immagino il nutrizionista come se fosse un Gesù dei tempi nostri che si trova a dover organizzare l'ultima cena. Allora dice Gesù, vabbè, apostoli, ci vediamo stasera per la cena, ed esce il primo che dice, però io sto facendo il digiuno intermittente, stasera non posso mangiare. L'altro dice, ma io sono intollerante al lattosio, e l'altro dice io sono allergico a quell'altra cosa, e l'altro io sono celiaco, e l'altro io sono vegano, io sono vegetariano. Alla fine Gesù, fosse ai tempi di oggi, manderebbe tutti quanti a quel paese e dite andate a mangiare ognuno alle case vostre. Un povero nutrizionista come fa a confrontarsi con tutte queste esigenze individuali? Sì, non è facile. Non è facile, soprattutto quando appunto arrivano con tutta una bella lista di alimenti, questo sì, questo no, questo sì, questo no, magari fatta attraverso l'analisi del test kinesiologico del capello, l'analisi della forza, l'analisi anche l'analisi del sangue. Cioè, no, ci sono alcuni. Sono pochissimi i test validati scientificamente che ci dicono se sei intollerante, allergico a qualche alimento. Iniziamo col dire questo. Vegani, vegetariani, queste sono delle scelte più etiche, quindi in quel caso io non posso certo dire niente. Io mi arrabbio però molto quando un genitore vegano impone la sua dieta a un bambino in crescita. Ecco, questo proprio non lo accetto e mi altero, perché comunque ci sono dei nutrienti essenziali che vengono dagli alimenti di origine animale che non possiamo
proprio eliminare del tutto, o comunque devi essere una persona particolarmente cioè appunto essere seguito da un medico, da un, per cercare, certo, di, comunque lasciando perdere i vegetariani e i vegani, perché appunto quando è una, uno, scelta, ci, etica, è cioè, una scelta etica, non ho capito. Scusa? Veronesi era vegetariano, ma sì, ma infatti, però la parte che lo è diventato in età adulta, ma lui lo era non tanto per il rapporto alimenti animali o incidenza di delle patologie, lui lo era per fattori etici, perché comunque non aveva, non gli sembrava giusto che gli animali fossero uccisi per le nostre esigenze nutrizionali. Però insomma, qua apriamo un campo. Invece quello che mi interessa a me è capire che appunto delle intolleranze, delle allergie devono essere individuate da metodi scientifici. Quindi noi abbiamo il breath test per l'intolleranza al lattosio, noi abbiamo degli esami del sangue per vedere se siamo, se siamo intolleranti, cioè siamo celiaci, quindi se non possiamo assumere glutine, abbiamo degli esami sempre del sangue, oppure anche i prick test, cioè quei test, sì. Anche quegli esami hanno delle validità scientifiche, ma poi è molto semplice capire se un esame ha validità scientifica, perché se tu lo fai 2 giorni di seguito, il giorno dopo ti deve dare gli stessi risultati. Ecco. La maggior parte delle volte non te li dà gli stessi risultati. È un servizio delle Iene, andarono in una farmacia a fare i test kinesiologici ed ebbero un risultato. Poi andarono dopo 10 minuti in un'altra farmacia e ebbero risultati completamente diversi. Quindi già quello basta dire che non c'è un elemento di scientificità e di riproducibilità, perché questo è nel... Che diciamo il metodo scientifico richiede, che un qualcosa sia riproducibile nel tempo. Sì. E questo invece. E nel libro, ecco, cito anche tutti appunto questi esami che non hanno alcun, certo, valore scientifico. Vabbè. Allora io passerei alle domande del pubblico, se ce ne sono, poi una ultima provocatoria la devo fare, perché noi predichiamo bene ma magari razzoliamo male. Vorrei capire quali sono gli scheletri nell'armadio della nostra docente. Prego. Prego. Sì, no, mi chiamo Giuseppe e volevo fare una domanda alla dottoressa Bernardi. Volevo chiedere, i fatalati e il bisfenolo A che sono contenuti nelle bottiglie, no? Bastano alimenti come il cavolo cappuccio per trovare una soluzione contro questi inconvenienti e sostanze deleterie, oppure non c'è nulla da fare, dobbiamo assumerli, e quante sostanze possiamo incorporare con questi alimenti? E se poi il cavolo cappuccio causa altre patologie come quelle renali, grazie al fatto che contiene gli ososali. Complicatissima. Complicatissima questa domanda. Comunque, purtroppo noi viviamo in un ambiente per cui siamo esposti molto a delle sostanze che appunto vengono per lo più considerate inquinanti, e adesso appunto hanno trovato le microplastiche ovunque, anche in tutti i tessuti dell'organismo, ancora però non si sa che tipo di effetti abbiano. Comunque, qual è la strategia? Torno a Veronesi. Che cosa diceva? Mangiate meno.
Mangiando poco, alla fine riduci la quantità anche di possibili inquinanti e sostanze avverse che possono essere presenti agli alimenti. E questa diciamo è una strategia. Sul gruppo dei broccoli, lasciatemeli in pace, questi sono degli alimenti preziosissimi per il nostro organismo, quindi non aumentano le patologie renali e dovrebbero essere consumati quotidianamente. Nel libro c'è la puntata, c'è il capitolo relativo alla prevenzione dei tumori e i protagonisti sono proprio il gruppo dei broccoli, perché hanno delle sostanze che hanno dimostrato proprio scientificamente di essere utili nella prevenzione. E ricordo che, insomma, magari ecco, qualcuno non a tutti piacciono i broccoli, però per esempio alcuni alimenti come la rucola, come si chiamano quelli rossi che si mettono in insalata? Ah, i ravanelli, bravo, sono della famiglia dei broccoli e li mangiamo anche crudi e quindi hanno ancora un maggiore contenuto di queste sostanze che non viene disperso nell'acqua se cuociamo troppo invece appunto broccoli. E una ricetta che non si danno le ricette, lo so, però non ci posso fare niente, che io faccio spesso, per esempio frullare il cavolfiore che diventa una specie di couscous, diciamo, una base, e diventa la base per una pietanza che però consente proprio di mangiare il cavolfiore crudo. Ecco, mi è venuta un'osservazione. Tu hai detto giustamente mangiare meno significa introdurre anche meno pesticidi, sostanze nocive. E un'osservazione che forse hanno fatto gli studiosi anche è che attualmente la produzione altamente intensiva chiaramente deve fare ricorso a questo tipo di sostanze chimiche. È chiaro che se ci fosse una minore richiesta potremmo approdare più al biologico e quindi mangiare meno e mangiare meglio, però questo anche va un po' in contraddizione con, cioè alla fine chi può mangiare meno forse è chi è più ricco, perché il cibo diciamo più salutare giustamente costa di più e quindi i ceti meno abbienti alla fine rischiano di approdare al cibo spazzatura. Questo nei tuoi studi è emerso anche questo? Beh, diciamo che cercando di focalizzarci sul biologico, le evidenze non sono poi così forti sul fatto che comunque siano migliori dal punto di vista, anche perché noi in teoria abbiamo diritto, quando andiamo a comprare un ortaggio, a un ortaggio privo di residui, cioè quello che deve arrivare è un ortaggio privo di residui e ci sono dei controlli anche costanti che in qualche modo ci danno la garanzia che questi prodotti sono abbastanza insomma sicuri, non ci sono appunto tante situazioni a rischio. E quindi io sul biologico, poi appunto a me mi sembra un'assurdità il fatto che sia un privilegio, questo non è proprio giusto, invece la giustizia sta nel fatto di avere disponibile un buon prodotto per tutti. E questo è anche uno dei principi della sostenibilità. Che cos'è la dieta sostenibile? La dieta sostenibile è proprio una dieta in cui ci sono dei prodotti che costano poco e che sono disponibili per tutti e che comunque chiaramente impattano un po' meno sull'ambiente. Quindi i biologici non ci rientrano nella dieta sostenibile.
perché costano troppo, anche se impattano meno sull'ambiente, non c'è dubbio. Siccome siamo in chiusura, una domanda da un giovane studente. Uno si immoli per la patria e per la scuola. E... che chiave? Abbiamo qui qualcuno? Una domanda. Beh, forza, una domanda dai giovani. Arriva? Beh, ecco. Abbiamo trovato. Se parla forte la sentiamo. Quanto è importante fare la colazione la mattina. A proposito di digiuno intermittente, no? Adesso uno appunto delle mode del momento è quella del digiuno intermittente. Allora, per alcune cose funziona, non nella prevenzione della patologia cardiovascolare, quindi poi alla fine è faticoso. E quello che si fa, visto che è difficile saltare la cena, allora quello che fanno molti è saltare la prima colazione. Allora, partire la giornata, partire con una giornata di lavoro, di studio, senza aver mangiato, venendo da un digiuno già di 8 ore che si fa durante la notte, è più difficile per l'organismo. Quindi alla fine dei conti è consigliato comunque fare la prima colazione, soprattutto per voi studenti. Mentre diciamo un adulto sovrappeso, dove può limitare, limita, e va bene da un certo punto di vista, per i ragazzi è importante assumere nutrienti specifici e calorie anche come prima cosa durante la prima colazione. Questo appunto permette anche, si è visto essere collegato per esempio anche a migliori risultati scolastici, si è visto essere collegato proprio a uno stato migliore della salute. Quindi diciamo, continuate a fare la prima colazione, non saltatela, cercate di trovare qualcosa che vi piaccia. Alla fine io dico sempre, bisogna assecondare anche i propri gusti, quindi se magari non vi piacciono, cercate una soluzione, per esempio una colazione salata, ecco, magari non il cornetto tutti i giorni, ecco, o il panzerotto, come era il pasticciotto? Sì, io stavo... il pasticciotto, sì, va bene, ogni tanto una colazione così può pure andare, però magari quotidianamente no, ma non per un fatto di calorie, ma per un fatto di nutrienti, perché lì ci abbiamo tanti zuccheri, tanti grassi, pochi carboidrati a lento rilascio, poche proteine, che invece insomma sono nutrienti che bisognerebbe assumere già dalla prima colazione. Ritornando, perché mi sono dimenticata una cosa di dire a proposito della salute della pelle e dell'acne, no? Perché io vedo tanti ragazzi, a mia figlia quando gli spunta un brufolo proprio non le si può parlare, perché per lei è proprio la catastrofe più grave. Allora, anche esagerare con lo zucchero può favorire l'insorgenza dei brufoli. Perché? Perché lì c'è quello che viene chiamato un processo di glicazione delle proprio fibre di collagene e un aumento anche dell'infiammazione. Quindi anche a colazione va bene un po' di zucchero, ma non esageriamo, insomma. E un'ultima domanda per concludere in maniera meno drammatica. Anche io predico bene, ma razzolo male. Al panzerotto fritto non so rinunciare. E poi le patatine fritte, anche quelle in busta, io purtroppo, cercando meno possibile, li mangio. Sbaglio tantissimo, o c'è anche qualche alimento che la nutrizionista sconsiglia agli altri, però poi
non riesce a... No, certo, ma che io sono umana, a me piacciono tanto le patatine, non c'è dubbio, però il problema delle patatine è che è un sistema che proprio inganna il nostro organismo, perché comunque ne prendi una e sei spacciato, perché ne devi prendere subito un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Quindi c'è un meccanismo... Sì, di gratificazione c'è psicologica. C'è un meccanismo di gratificazione, c'è un meccanismo legato alla croccantezza, per cui noi ci tornano, siamo legati a questo meccanismo perché sappiamo che lì ci sono dei nutrienti solitamente preziosi, poi invece nelle patatine insomma... Certo, non ci sono. Quindi... Diciamo, è chiaro che qualche aperitivo scappa pure a me. Va bene, almeno ci sentiamo tranquilli pure noi, se no tornavamo. Cerchiamo di non farlo in maniera quotidiana. Poi io dico sempre alle persone, dico vabbè, magari ti sei fatto l'aperitivo, ma non cenare, scusami. Magari ne riparliamo domani anche con un minestrone, perché comunque si deve pagare questa cosa. Riequilibrare, va bene. C'è una domanda? Allora, i residui di antibiotici non ci sono negli alimenti. Il problema degli antibiotici negli allevamenti è che prima utilizzavano le stesse molecole per la difesa, umana e la difesa dell'animale. Ora utilizzano delle molecole diverse, non è più consentito l'uso delle stesse molecole. E poi c'è un'altra cosa. L'animale prima facevano anche un'altra cosa che non si doveva fare. C'era quello che si chiamava il mangime medicato. Cioè mettevano l'antibiotico per il mangime. Tutti prendevano antibiotici, tutti gli animali. Perché? Perché favorivano il prendere peso. E quindi l'animale cresceva più velocemente e non avevano problemi. Ora, questo non è più consentito. Non è più consentito l'uso delle molecole, però se un animale ti si ammala, lo devi curare, cioè non è che puoi dire lo ammazzo, no, lo devi curare. E però ci sono poi a parte che c'è un sistema di controllo veterinario molto attento in Italia, molto, più che negli altri paesi. E, se un animale viene trattato con l'antibiotico, deve comunque, prima di essere ucciso e la sua carne messa in commercio, devono passare diversi giorni, diversi mesi, proprio per evitare che ci possano essere dei residui. Quindi, allora, quando a me mi dicono nell'allevamento intensivo, io sinceramente mi sento più tutelata dall'allevamento intensivo, perché il piccolo contadino che gli ti si ammala l'animale, non lo so se aspetta tutti questi giorni per macellarlo, non lo so se purtroppo nell'allevamento intensivo ormai ci sono delle regole molto ferree da seguire, e poi si è visto che anche dal punto di vista della sostenibilità forse l'allevamento intensivo inquina meno, mi sembrerà assurdo, però inquina meno rispetto all'allevamento estensivo, quello appunto, però rimane un fatto, che viene anche citato, che dice che c'è l'ultimo libro di Piero Angela, e con grande sorpresa, perché non lo sapevo, quando l'ho letto c'era una citazione appunto del lavoro che abbiamo fatto insieme. E la domanda, che cosa ti è rimasto di tutto il lavoro che avete fatto insieme tu e Elisabetta? È rimasto il senso della moderazione, cioè questo è la chiave. Il fatto di appunto non mangiare tanto,
alcuni alimenti, proprio un'assunzione moderata, e questa è l'unica strategia che abbiamo per difenderci. Allora, grazie Elisabetta. Allora, questo comunque... No, volevo chiudere. Non si fa, lo so, però un regalo per i vostri genitori a Natale, nel senso che magari, ecco, voi che siete giovani, avete una vita davanti, pensare alla prevenzione, capisco che non me ne frega niente. Però ecco, magari ecco un regalo a una persona a cui volete bene. Io ho cercato veramente come dovere morale il fatto di mettere soltanto la scienza qua dentro, cioè i risultati di studi che hanno effettivamente dato delle dimostrazioni tangibili degli effetti sulla salute. Infatti, volevo chiederle, prima di chiudere, un motivo per cui i nostri ascoltatori dovevano acquistare questo libro. L'ha detto in maniera esemplare. Ancora grazie a lei e a chi ci ha ospitati. Grazie. Buona giornata.